Buongiorno a tutti. Ragazzi, siete pronti a vedere finalmente la nostra Sydney a casa? Eccola qua, la casetta di Sydney. Piccolina, casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. E a lei sembra davvero una badia, ragazzi. C'ha quattro cose messe in croce, ma veramente messe in croce. Però c'ha un gabinetto decente, c'ha una doccia, c'ha il lavandino e insomma, non, lavalo tesoro, non cominciare a essere disordinata, amore. Come butta via? Non puoi lavarlo? Ce l'hai il lavandino. Ma come butta via? Perché butta via? Ma va bene, ragazzi, questa è la casetta di Sydney. Insomma, c'è un letto un po' scomodo, ma sempre meglio della tenda, suppongo, e soprattutto può usare un bagno tranquillamente. Però adesso è rimasta con 18 simoleon, per cui facciamo una bella vendita. Vendi tutto. E qua cos'è? Ciliegio ancora non è spuntato, però è il primo giorno d'estate, per cui spunterà. Vendi tutto e le carote non sono spuntate. Ah, già, che ormai è finita la stagione delle carote. Dobbiamo sistemare questo giardino e fra poco io lo farò. Oh, avevo troppa voglia di sistemarle l'orto. Allora, gli alberi sono qua dietro, il piantaggine, il pero e il melo, e qua ci sono i due limoni e le ciliegie. Poi qui abbiamo tutte le verdure, carote, spinaci, la cipolla, la patata, il pomodoro, qua il pomodoro, qui abbiamo tutte le salvie, gliene ho tolte un po' perché erano veramente esageratamente troppe. Qui abbiamo invece la frutta more, la frutta piccola more e la vite e le fragole, e qui abbiamo i fiori, e lei ha margherite, campanule e campanule. E siamo a posto, sistemata. Tesoro, adesso che hai casa stai bene, vero? Sì, proprio bene. Preparati qualcosa da mangiare e cucinati. È vero che lei c'ha tutte le sue ricettine, che lei è capace di... Guardate quante ne ha già. Mizzica, no, questo per mangiare la manderò ancora in città, perché deve impararmi altre ricette e almeno non sporca, perché non mi dà il lavandino per lavare, non capisco. Comunque andrà a scuola fra circa un'ora, per cui poverina si fa la sua bella dormitona. E qui intanto sono cresciute le more. Eh sì, ma le fragole non ci sono più, sono solo maggiasche. Infatti qui a Milano la fragola si chiama la magiostra. Quando ero piccolina io si sentiva per le strade: bella la magiostra, bella la magiostra. Quelli che vendevano le fragole. Vai tesoro che mangerai a scuola, amore. Ancora ti vesti così col caldo che fa? E va bene, si vede che hai freddo. Ci vediamo quando torna da scuola. Ragazzi, no! Domani c'è, lamentiamoci un po', vi prego, è la sua giornata. È la sua giornata. Oh, è tornata a casa con un progetto.
Fallo amore. Allora, intanto c'era quello lì che era indietro. Esperimenti elettrici. Mettiti qui e inizia a lavorare attentamente. No, ma domani ci vuole la giornata, lamentiamoci un po'. Quella l'ho inventata io. Eccola qua. Come divertimento acquatico barbecue, ma stiamo scherzando? Ah già, perché lamentarsi non c'è. No, allora la devo correggere, però non c'è, no, il barbecue. Ah sì, il barbecue lo puoi fare. Divertimento acquatico non lo puoi fare. Non c'era c'era lamentati. Io ce l'avevo messo. Esprimi le lagnanze. Ma non so, ma mi cambiano anche le scelte che ho fatto. Secondo voi faccio una festività, lamentiamoci un po' e ci metto il coso lì, il divertimento acquatico, che senso avrebbe? Ok, lamentiamoci un po', deve esprimere le lagnanze, lei è molto brava a farlo, povera, e poi dovrà appunto farsi il barbecue, vabbè, quello se lo va a fare dal suo amico lì vicino di casa. Ok, ci vediamo quando ha finito il progetto. Adesso qua mi devono spiegare che nella sua aspirazione c'è fai evolvere 5 piante diverse e lei non può far evolvere. Forse non ha abbastanza giardinaggio? Ma lei ha giardinaggio, ne ha già 5, è possibile che non possa far evolvere? Allora, quest'ultima si sviluppa, la sua crescita, niente, non dovrebbe poter far evolvere. Tesoro, lo so, tu ti diverti tanto solo a fare giardinaggio, è la cosa che la diverte di più. Non può far evolvere. Boh. Va bene, e ha quasi fatto sto progettino. No, è ancora indietro. Oh, lei è messa bene per ora. Grazie, c'ha un'educazione alta, anche la responsabilità è bella alta. Sono molto contenta di ciò, molto molto contenta. Fatto amore? Quanto manca ancora? Sono lunghi sti progetti scolastici, Poi cos'hai tu? Devi fare anche i compiti. Cos'hai? Hai fame? Adesso vai in città. Eviteremo di fare le stesse cose. Ti fai socialità? E divertimento, magari innaffi, che così no, non ha bisogno di essere innaffiata. Ok, aspettiamo e poi si va in città. Comunque va bene. Ecco qua ragazzi, ci ha messo tutto il pomeriggio, poverina, però l'ha finito, glielo mettiamo sul comodino e adesso la faccio andare in città. Non è possibile, fai un pasto veloce, ti mangi dei cracker al formaggio e poi dormi. Ci vediamo domani al giorno delle lagnanze, lamentiamoci un po'. Comunque funzionante, riuscita a farlo, non è bellissimo come quelli che si fanno con l'assistenza dei genitori, ma funziona, vedete, l'ha attivato, ok, disattiva, se no dormi con il magnetismo addosso, poverina. Ecco dove stava l'inghippo, la fornitura è stata disattivata, paga le bollette. Quindi adesso ci paghiamo i nostri, adesso sì che le dobbiamo pagare le bollette e così ci riattivano l'elettricità. Ok, no, la vampira preferiremmo non averla, grazie. Luci automatiche, tutte le luci. Ok, è un po' buia la camera da letto, ma insomma abbiamo 199, non ci permettiamo il lusso di vai a dormire che domani ti fai tutte le lagnanze che vuoi, tesoro. Buonanotte Sydney.
Ed è mattino, 11.44, perché ha saltato la scuola. La ragazza, vai subito a scuola. Ci ha preso passione con la chitarra, ma è gioia, non puoi mica saltare la scuola così. Ok, allora, questo orticello ci darà un sacco di soddisfazioni. Qui è mercoledì, ho saltato un paio di giorni di Sydney perché sono andata a girare la puntata, infatti non c'è più il giorno delle lagnanze, come vedete, perché ho girato con... Qui domani farà un caldo feroce, wow! Ma con lei aspettiamo la notte brava, cibo e bevande gratis. E quindi abbiamo praticamente saltato un giorno. Ecco la tornata da scuola, andiamo in città a mangiare un pochino. Eccoci qua, siamo venuti al quartiere delle spezie a vedere se c'è qualcosa che può ancora imparare. Allora, lo spiedino, il merguez e il tagine, forse il tagine sa già cucinare. Mangiamo lo spiedino, che non so se l'ha già imparato. Poi ci pigliamo un bel uffi. È arrivata tardi qua, ma no, ma chi è venuto? Lei è andata a scuola, poverina, e gli avete fregato tutti i poster qua. Nemmeno me lo fa digitare, non me lo fa nemmeno. Oh, intanto fa amicizia con qualcuno. Chi è sta qua? E dov'è? È un fantasma, Sydney? È un fantasma, molto bene. Quindi vediamo se sta imparando una nuova ricetta. O quando sarai più ricca ti mando anche a Selva Dorada a prendere i frutti dell'emozione, i fagioli neri. Ecco chi era questa qui. Volevi parlare con questa qui. E parla con questa qui, Sydney, va. Tu devi fare anche il ponte, eh? Mm. Per cui, mangia tesoro, cosa stai lì impalata? Su, almeno mangia, no? Oh, bravissima. Mangia gli spiedini, adesso vediamo se ci dice ha imparato un nuovo piatto. Ma mi sembra che gli spiedini non li avesse imparati a fare ancora. Ecco, sta parlando con questa, con questa pettinatura veramente spettacolare. Vorrei chiederle chi è il suo parrucchiere. Chi è il tuo parrucchiere, tesoro, con questo casco in testa? Vabbè, se vuoi parlare, parla con questa, presentazione amichevole. Questa è sempre dovunque, Ria Chandran. Ah, stai parlando ancora con Caschetto d'Oro qui? Caschetto d'Oro, mizzica, sta pettinatura è allucinante, ragazzi. Sì, poi fai, visto che tu sei buffa, entusiasmati per gli assoli di chitarra con lei. E poi mi suoni la chitarra, tesoro. C'è la postazione libera qui, vediamo, dovrebbe esserci. Non c'è la postazione per la chitarra, ma come non c'è? Non è possibile, non hanno i poster, niente, uffi, non c'è nemmeno gli scatoloni di vetro, niente, mannaggia. Siamo venute quasi per... Tu li hai riempiti, Gioia? Riempilo, bravo, dai. Riempi il... l'ex casa di Bethany. Niente, vabbè, siamo venute solo... Speriamo a imparare un nuovo piatto, vediamo. Sì, 11, ma eravamo già a 11. Eravamo già a 11. 11 delle 27, gliene mancano 16. Dai che ce la facciamo. Ormai non hai più fame, non ti faccio più mangiare perché... Però vorrei che suonassi alla postazione della chitarra. Possibile che non ci sia? C'è sempre stata qui. Uff. E cambiamo quartiere, non ci sono poster. Li ha riempiti? Niente, non ha nemmeno riempito la...
questo forse è riempito e questa te lo sta fregando, ti sta fregando il poster e tu hai bisogno di soldini. Mannaggia, vai via, Iranair. Sempre queste girano qua, eh. Su, niente. Chiedigli un poster a lui, digli ma vogliamo riempirlo? Oh, li ha riempiti. Vai, prendi un poster, fai presto però. Lascia perdere casco d'oro lì. Ok, vai tesoro, prenditi un poster, vediamo di essere fortunate. E chiedi al tipetto lì di riempire anche gli altri. Staccando con cura un poster, sessioni acustiche, bello adatto a lei. Sessioni, oh, 120, vedi che abbiamo un po' di fortuna. Allora, niente, suona la chitarra qui, vai qui e suona la chitarra perché purtroppo la posta suona una canzone blues stavolta e fai incontriamoci ancora e vediamo quante mance arrivano adesso. Tua madre era una chitarrista, Sydney, me l'ha fatto ricordare Red Dragon. È vero che tua madre era un'artista e tu la stai ancora cercando. Ma questo che fa ancora qui? Non è un blues tanto allegro, gioia mia. Qua la mancia con sta lagna non te la dà nessuno però, eh. Suonane un'altra, dai. Suona un'altra canzone, un pochino più allegra, facciamo un rock la mia giornata, vediamo se hai più successo, perché qua di mance ancora zero. Oh, questa è più allegra, dai, vediamo i 4 in chitarra, dai che arrivi a 5, 5 in giardinaggio, 3 in manualità, 3 in pesca. La manualità non conta per noi, la pittura no, adesso le faccio fare un quadro. Oh, questa è bella, brava Sydney. Bella questa canzone, ascoltiamola. Io spero che non si violino i diritti d'autore a sentire queste canzoni, ma penso di no. Saranno musiche inventate dai Sim. Dai, dai, dacci la mancia. Va bene, nessuno ti ha dato la mancia. Sono veramente dei tirchioni a Semmaisciuno. Altro che. Vai a casa tesoro, vai che fai un dipinto. Eccoci qua, qui è rimasto il cavalletto. E fai un dipinto fiducioso, dai. Vediamo com'è, se è quel cagnolone blu, bravissima, così vai avanti in pittura, aspettiamo di vedere questo dipinto fiducioso. Comunque lei a suonare la chitarra si diverte, a fare giardinaggio si diverte tantissimo, ma non si diverte neanche un po' a dipingere, quindi forse la sua vocazione è quella di giardiniera e non di pittrice. Perché proprio, vedete, non si diverte, non le piace. E mo, anche se sei stanca, mi fai sto ponte, tesoro mio. E così facciamo anche il ponte, che abbiamo già la cosa elettrica, e facciamo anche il ponte. Vediamo com'è questo dipinto. Questo sarebbe un dipinto fiducioso, particolare, eh? È molto particolare. Tanto vediamo in pittura quanto stai salendo. E ride. Beh, beata te che ridi. Pittura è salita anche di poco. Vediamo. Però 182. Vendi a un collezionista. E costruisci. Inizia a lavorare attentamente sul ponte. Poi ti mando a Nanna. Perché mi sembra che qui il giardino...
Ho letto su Facebook che non sono l'unica a non avere più l'interazione fai evolvere e quindi io per ora con l'aspirazione non posso andare avanti finché non sistemano sto bug. Questa è una cosa abbastanza scocciante. Fertilizza, cos'ha lei nel coso per fertilizzare? C'è il pesce. Però le conviene comunque fertilizzare una pianta che dà un po' più di soldini. Ecco, per esempio questa fertilizzala col ciprinide, perché questa qui è la ciliegia, è quella che vale di più per ora. E questo qui che vuole da noi? Chi sei? Questo mi sa tanto di vampiro. Veranand, adulto, ma cosa vuole da noi un adulto? No, no, tu vai avanti col tuo progetto e questo qui lasciamolo perdere, anzi, se ti aiuta col progetto, magari è anche bello. E poi devi fare i compiti anche. Mamma mia, eh sì, se no hai voglia di fare progetti. Qui a scuola hai ancora 7 a Cipicchia. Come mai è indietro? Ha fatto i progetti, ha fatto sempre i compiti. Perché non riesce ad andare avanti con i voti? Devo dirle, studia sodo probabilmente. Vabbè, aspettiamo che finisca sto ponte e vediamo come viene. Bon, allora sto progetto prende luce o no? Ci metti sempre tutto il pomeriggio, tutta la notte. D'altronde i compiti li devi fare, tesè. Sì, ha fatto una schifezza, poverina. Il ponte è bravo, amore, sei contenta. Ma sì, devi essere contenta. Ha fatto la schifezza che aveva fatto Chloe. Lo mettiamo qua, visto che lei ne è tanto entusiasta, poverina. È proprio contenta del suo lavoro e non dovrebbe essere così il ponte, tesoro mio. Ti assicuro che non dovrebbe essere così. Ecco qua, lo mettiamo così. Non finisci i compiti? Allora, fai una roba, dormi e poi mi finisci i compiti. Domattina ti sveglio prima e mi finisci i compiti. Ok, svegliati. Vescica, fame, divertimento. Allora, usa. Usa. Mangia. Fai un pasto veloce. T'ho detto usa, è inutile che mi agiti il braccino. Latte con altre scelte, no, ma è un pasto veloce, sciocca che sono. Pasto veloce, biscotti, ah, è già andata a scuola, molto bene, fantastico, realizzato, ha un impatto positivo sui tuoi voti, vediamo. È rimasta a 7. Vabbè, ok, adesso sì, fatti la doccia. Meno male che ce l'hai. E poi la fame può aspettare. Andiamo. Adesso devi diserbare e stirpare. Non è nello spirito da farlo. È tornata a fare Miss Lagnetta lei? Sei tornata a fare Miss Lagnetta, tesoro? Divertimento. Ti diverti a fare il giardinaggio, però se non sei nello spirito giusto. Beviti sto bicchiere di latte. Eh sì, il calcio, ok. Non può suonare la chitarra e fa caldissimo, ragazzi. Allora la mandiamo in piscina e togliere le erbacce le toglierà un'altra volta. Viaggia, tesoro, e vai in piscina. Ok, Sydney, concludiamo la puntata, vediamo se riesci a divertirti nuotando, fai delle vasche così ti pulisci anche un po'. Poi, questo è ancora quello, no, 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 mi dispiace, ma questo lo svuoti che è ancora quello dove il nostro Arsène aveva messo, e vabbè, molto tesa, mizzica, ogni tanto Miss Lagnetta salta di nuovo fuori, eh? E non si diverte a nuotare? Sì, si diverte a nuotare. Su, brava.
E divertiti anche a fare qualche tuffo. Tuffati nella piscina, fai un tuffo semplice. Svuota quell'affare, così poi bevi. Ce le ha tutte. Poi adesso va a assaggiare un nuovo piatto qui. Il tempo si è guastato, fa caldo ma è nuvoloso e non c'è più l'ondata di caldo. Svuota lì e adesso vai qua. Corri qui, vai qui e prenditi. Dov'è che non hai assaggiato? Vediamo. Qui cosa c'è? Spostiamoci anche noi, così vediamo qualche piatto nuovo e poi scaviamo anche un pochino in giro, eh? Questo è sempre chiuso. Qui cosa c'è? Ordina del cibo, mi sa che sono gli hamburger questi qua e non ci interessano. Vediamo, ordina del cibo, il pho ti manca ancora, mi sembra. No, forse il pho l'ha preso. Devo vedere cosa è capace di... Poi vediamo quest'altro baracchino cosa vende. Ordina del cibo. Sio Pao l'ha preso, la lumpia forse. L'ensaimada e l'adobo sono sicura di sì. La lumpia non lo so. E forse del cinese non ha ancora. Ecco, il tachito so che l'ha imparato. L'empanada, facciamo l'empanada. Vai. Così mangi. L'igiene un po' è andata su facendo il bagno in piscina, eh? E adesso vediamo quanti piatti, se è nuovo questo qui dovrebbe essere 12 su 27. Oh, poi vediamo se qua intorno c'è da raccogliere o da scavare, perché questo paesaggio è molto bello e ci sono parecchie cosucce. Più di scavi che di frutta e verdura. Le rane a noi non interessano. Qui c'è la rana, ma non mi interessa. Oh, qui c'è un poster. Per esempio, prenditi un bell'altro poster, perché le prossime bollette che arrivano le devi pagare. Eh sì. Cos'hai? Mizzica oggi in Sydney, quando è nuvoloso sei meteoropatica, eh? Soffri proprio il tempo. Osserva la targa in segne dinamiche, non ce ne può fregare di meno. Pesca, vediamo cosa peschi qui. Pesca con l'esca e ci risiamo. Oh, ciprinide, dai col ciprinide, ma che peschi un altro ciprinide così. No, no, no. Che bell'angolino che c'è qui, ma che carino, col barettino, però non c'è il barista. Qui c'è la chitarrista, quella brava. Sì, è quella brava, si è comprata la chitarra. È lei, Yumiko Maeda. È bravissima sta ragazza, era quella che aveva la chitarra artigianale, costruita con i propri mezzi. Hai preso il poster, tesoro? Ci sei? Vai. In costume da bagno. O lei o è con l'asciugamano o è in costume da bagno. Ha recuperato parfum l'esprit de l'escalier. Wow. E adesso pesca con l'esca salvia, perché il ciprinide ti fa pescare solo altri ciprinidi e non valgono un bel niente. Ci vorrebbe un bel tonnetto. E intanto vediamo dov'è il poster e 65, va bene e ce lo vendiamo. Poi mi sa che devi tornare a casa, anzi che non mi ha detto che sei troppo disturbata per pescare le rane. No, qui è posto più di rane che di scavi. Ma possibile che non c'è uno scavo da fare? Questo sarà... Patate, le patate le abbiamo, niente, non c'è una, qui c'è un altro poster però che non me lo fa niente. Sì, c'è un altro poster e lei non ha voglia di pescare. Ho belle capito che siamo
al limite con lei, di nuovo al limite. Dai, dimmi che c'è una roccia da scavare. Vi prego, forse di là, così poi ci avviamo anche verso casa. Per forza ci dobbiamo avviare a casa, c'ha sonno la ragazza. Qui c'è una scatola, vabbè, cerca palle di vetro, non sono granché preziose. Questo è il posto delle rane, ragazzi, è una palude praticamente. No, dai, a Saint Michun non può essere una palude. Le rane non mi interessano. Si piglia pochissimo incrociando le rane. Meno che non trovi la rana da 100 simoleon. No, poi lei fa tutto un altro tipo di ricerca. Sì, poi ti mando a nanna, sì. Poi ti mando a nanna, ok? E salutiamo il pubblico, il gentile pubblico. Stai andando allo scatolone, quindi ha preso questo qui che vale altre 65, insomma ha fatto 130 coi poster. Palla di vetro e poi vai a casa, tesoro mio, che devi farti una doccia. Divertirti, non so più come farti divertire, ormai non ti diverte più niente. Se ti dico di occuparti del giardino, sei troppo tesa per occuparti del giardino, io non so più come farti divertire. Non lo so, ti comprerò un tavolino da scacchi, forse ce li abbiamo i soldi per un tavolo da scacchi, forse sì, dai. Per il computer di sicuro non abbiamo soldi, fatti sta roba veloce, vai amore, vai vai vai. Sydney, mi fai morire. Hai una casa. Non so io, non riesci a migliorare a scuola, non lo so, veramente. Io cosa ti posso dare più di così? Lancia una monetina, qui non la può lanciare. Oh, cosa ha trovato? Palla di neve, adesso vai a casa. Sì, ti mando a casa. Vediamo sta palla di neve, 15, bah, vabbè. Deve ancora, io forse, mi è venuto in mente che poteva essere scava un tesoro, che io ho venduto subito la capsula del tempo, ma magari scava un tesoro aprendola la scatola del tempo, c'è dentro un personaggio che vale soldi. Salutiamo tutti e fra poche ore ci sarà una seconda puntata. Dai, fatti una doccia riflessiva. Pensa a quante cose hai che prima non avevi. Oh, il divertimento l'ha fatto, non so come, si vede che tornare a casa l'ha divertita molto. Poi chiama, telefona, così chiacchieri un po', chiacchiera con Melrose, che è una tua buona amica, e domani mattina mi devi estirpare le erbacce, ma questo nella prossima puntata. Per oggi è tutto, fra qualche ora per il secondo appuntamento con Sydney. Ciao a tutti!